Ciao a tutti, bentornati sul mio canale in una nuova recensione. Oggi parliamo di Terminator 8. Vabbè, dai, più o meno siamo lì, no? Allora, cosa dire di questo film? Partiamo subito dalla cosa più importante. DiCaprio merita l'Oscar per questo film? Si è fatto un culo spaziale, quindi volendo, anche se secondo me non è la migliore interpretazione di DiCaprio e non è nemmeno il miglior film secondo me che ha fatto DiCaprio, anche se comunque il film è bello, però di questo ne parliamo dopo. E sì, perché comunque si è fatto un culo spaziale, ha lavorato in condizioni veramente estreme e purtroppo credo che la sua performance in questo preciso caso si vada molto a perdere, per il fatto che sul set lui era veramente malato e quindi tutti i sospiri, tutto quello che lui mostra come sofferenza erano reali sul set. Quindi qui ci troviamo proprio in una sorta di metodo Stanislavski proprio applicato nella sua propria perfezione, quindi andando oltre proprio il metodo, no? E come ferirsi per davvero per recitare il fatto di sentire male, cioè qui andiamo proprio oltre proprio la recitazione. Chiaramente lui non è che l'ha fatto apposta ad ammalarsi sul set, però ha recitato con 40 di febbre e questo ha dato, diciamo, realismo alla sua performance di sofferenza. Ed è una cosa che ovviamente questa con il doppiaggio si va anche a perdere. Poi chiaramente non è che dice molto in questo film e tra l'altro, riprendendo molti dei video che io ho fatto qui sul canale, dimostra proprio come il linguaggio del corpo sia quello che conta di più rispetto a tutto il resto. È chiaro che è importante anche il dialogo, eccetera eccetera, però la comunicazione primaria e primordiale è sempre del linguaggio del corpo e qui DiCaprio è stato straordinario, quindi se gli danno l'Oscar, per me comunque lo merita solo per lo sbattimento che si è fatto, perché non so quanta acqua avrà bevuto, quanta terra avrà mangiato, sta di fatto che comunque ha lavorato in condizioni davvero estreme, perché tutto il film è realistico. Poche scene sono state girate in studio e tutto il resto è veramente nelle condizioni che vedete nel film, quindi con neve, ghiaccio, proprio, cioè, si vede anche quando respirano che fanno la condensa proprio sulla telecamera, quindi insomma è un film molto realistico. È talmente realistico che in alcuni punti mi ha anche deluso e dopo vi dico perché devo anche un pochino spoilerare. E però lo spoiler lo faccio con uno stacco, faccio lo stacco, così dico da adesso in poi faccio un paio di spoiler che non sono spoilerissimi, per carità, però mi servono per dirvi perché nel suo esagerato realismo mi ha deluso in alcuni punti, perché diciamo che fa degli scivoloni, è talmente realistico che a un certo punto scivola per voler essere realistico, però dopo ne parlo meglio. Regia di Iñárritu strepitosa. Qui ci troviamo davanti, secondo me, un altro artista insieme a Tarantino dei nostri giorni. Già io l'avevo adorato in Birdman per quella bellissima idea di fare diversi piani sequenza incollati l'uno all'altro, che sembrassero poi un unico piano sequenza solo, anche se poi in realtà si vedono che ci sono degli stacchi, quindi non si può dire finto piano sequenza come si sente dire di solito, ma sono proprio una serie di piani sequenza incollati. E quella è stata un'idea super geniale che io gli ho dato subito come accredito, cioè ho visto questa cosa e ho detto bravo, cioè tu hai comunque avuto un'idea originale, al di là del fatto poi dell'originalità proprio dell'idea del film, oddio forse originalissima non era, però comunque l'originalità di aver voluto prendere un vero personaggio che aveva subito quella cosa e fare una storia. Alla fine il film Birdman era comunque anche un'autobiografia di una biografia di Michael Keaton, quindi è stata proprio lì, cioè, la genialità di tutta quell'idea, oltre il fatto come fosse girato. Qui non si smentisce Iñárritu, a parte il fatto di aver avuto l'idea di girare proprio tutto in condizioni estreme per fare tutto iperrealistico, c'è anche il discorso che
ha utilizzato le regole in maniera stravolta delle volte, come faceva Kubrick, per dire. Infatti ci sono alcune riprese che ricordano molto Kubrick. Tra l'altro lui ha usato focali molto corte in modo da fare sempre paesaggi molto ampi. La cosa curiosa è che ha usato le focali corte anche per fare le riprese da vicino. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che tra i personaggi c'è sempre una certa distanza, perché la focale corta allunga il campo. E praticamente la focale corta serve a fare il grandangolo, no? E se tu fai un grandangolo su una ripresa da vicino, quindi su un primo piano, allontani molto ciò che è in primo piano da ciò che è in secondo piano. Quindi è stato molto bello anche vedere questa cosa della distanza tra i personaggi, anche quando comunque erano molto vicini. E si vede soprattutto, e questa è una scelta meravigliosa, che ripeto, qui Inarritu è proprio un artista, perché fa vedere che comunque lavora per se stesso, è lui che dipinge sulla sua tela, non gliene frega nulla che poi il pubblico queste cose non sia in grado di coglierle, la maggior parte del pubblico chiaramente, perché quando riprende il DiCaprio vicino a suo figlio meticcio, fa quel tipo di ripresa e fa capire che nonostante loro siano vicini come personaggi, devono comunque tenere una certa distanza, c'è comunque una certa distanza tra di loro, perché comunque tutti gli altri del gruppo li vedono come, vedono soprattutto il ragazzo come una cosa non appartenente al loro gruppo. Quindi è stata una cosa, secondo me, una scelta molto bella di Inarritu, che per la maggior parte del film tra l'altro utilizza grandangolari. Non sempre chiaramente, però diciamo per la maggior parte del tempo utilizza anche molto macchina a mano, con riprese che vanno sempre o dal basso verso l'alto ad ingrandire, quindi ad ingigantire le cose, o dall'alto verso il basso a rimpicciolirle. E anche questa è una scelta stilistica che mi è piaciuta molto, molto molto artistico. È un film artistico proprio di, cioè, si vede che c'è dietro uno che lavora con arte, con cognizione, con arte, senza star lì a piegarsi a ma lo capirà il pubblico, sarà in grado di cogliere questo, non gliene frega nulla, lo fa appunto. Ed è questa una cosa che, cioè, si fottano i vari Abrams, Michael Bay, Snyder, tutta quella gentaglia lì che fa solo roba scolastica, fine. Quindi bravissimo Inarritu, l'ho adorato in questo film. E adesso spoiler, ve lo dico da questo momento in poi, perché vi dico che cosa non ha funzionato secondo me nel film. La cosa che non mi ha funzionato, è per quello che l'ho preso per il culo all'inizio dicendo Terminator, è che ok, allora è giusto avere delle forzature di sceneggiatura, perché sennò tutti i film finirebbero subito. Per dire, in Guerre Stellari, se al posto che lasciarla andare uccidono, distruggono la navetta con dentro i due droidi, la navetta di salvataggio con dentro i due droidi, finisce tutta la trilogia lì. Quindi è chiaro che ci devono sempre essere comunque forzature di sceneggiatura. Il problema è che qui ce ne sono in maniera che non ce ne sarebbe necessità. Ad esempio, lo scontro con l'orso è troppo lungo. È troppo lungo e mostra il fianco al fatto che quell'orso, più va avanti la scena, più si vede che è finto, che è in computer grafica, perché l'orso non è vero, è in computer grafica, ed è di uno stuntman, tra l'altro, che sono due stuntman lì, che c'è anche un po' di capro lì in mezzo, però la maggior parte della scena è girata con due stuntman, uno che ha su un paccottone azzurro, poi per fare la computer grafica, e ha detto che ha messo spesso la faccia nel culo di DiCaprio, soprattutto quando l'orso gli era dietro, che lo mossicava da dietro, e è troppo lunga e mostra al fianco a una CG che non è sempre perfetta, prima di tutto, e secondo il fatto che non ha senso, cioè l'avrebbe ipermaciullato con tutto quello che gli ha tirato addosso, ma già solo che gli appoggia le zampe sopra, pesa 400 kg, un orso ti schiaccia la scatola, la cassa toracica, quindi è una forzatura che io non ho visto la necessità di fare. Soprattutto visto tutto il realismo del resto, è talmente realistico il film che cadere su una scena del genere, secondo me, capisco che la scena così abbia più pathos, eccetera, eccetera, però in realtà bastava l'unghiata che gli tira la gola gli porta febbre da cavallo, emorragia, ipotermia, perché comunque c'è la pressione che va per i cazzi suoi, perché comunque c'è emorragia dappertutto, e gli avrebbe dato comunque le condizioni che noi vediamo nel film, quindi non ci sarebbe stato bisogno di fare tutta quella cosa lì, che nella realtà l'avrebbe ucciso subito, già solo che gli aveva appoggiato le zampe sopra.
Quindi è stata una forzatura quella scena. Capisco, ripeto, che così sia più pathos, però va a rovinare tutto quel realismo che il film ha avuto fino a quel momento, e questa cosa qui non mi è molto piaciuta. Poi fosse stato solo quello, il problema è che a un certo punto mostrano che lui ha il piede completamente lussato, quindi completamente fuori sede, va a posto da solo. Così a un certo punto lui dice: sì, ok, cammina col bastone, però sta in piedi, con un piede lussato, col cazzo che tu stai in piedi, non appoggi nemmeno il piede. Quindi boh, questa cosa qui. E poi la cosa che mi ha dato in assoluto più fastidio è la cauterizzazione, cioè non vedo quella cagata da Rambo 3, e pensavo di averla vista l'ultima volta in Rambo 3, e invece ancora quella è una cosa che non ha senso nell'economia della storia, perché l'avevano cucito, lascialo cucito. Invece no, ti devono far vedere che lui cerca di bere, di mangiare, ancora gli esce sangue, solo per farti vedere che cosa? Una cauterizzazione alla Rambo. Cauterizzazione che in realtà gli avrebbe fatto prendere fuoco la faccia. E questa cosa qui mi ha dato fastidio, perché il film è iperrealistico. È talmente realistico che quelle scene per me stonano. E quindi non capisco perché abbia fatto quello. Però vabbè, non inficia l'opera, e per carità, è soltanto un fastidio mio, che dico: vabbè, ma cavolo, avevi fatto tutto così bene fino ad adesso, perché mi devi inserire queste cose che non hanno né capo né coda? Vabbè, poi bellissimo il fatto che il finale finalmente non è stereotipato. Io già pensavo: ok, questo si vendicherà, lo ucciderà. E questo qui, già dicevo, vabbè, ci sta, comunque il film è bello, tutto quello che vuoi. E quindi va bene anche che finisca così, però mi faceva girare un po' le palle. Invece Inarritu, che è un vero artista, ha anche fatto un leggerissimo plot twist finale che non rende il finale così stereotipato. Chiaramente diciamo che il risultato è sempre quello, però non è stereotipato, cioè avrebbe potuto ucciderlo lui, e invece, come diciamo, sarebbe successo nella maggior parte dei film scritti da qualsiasi altro cretino, e invece gli ha fatto fare il plot twist che non si vendica lui, dice: ok, la natura fa il suo corso, lo prende, lo manda verso gli indiani, che comunque suo figlio era mezzo indiano anche, e fa in modo che la questione si risolva dall'altra parte. Quindi insomma, lui si tiene le mani pulite, la sua vendetta dalla parte comunque di suo figlio c'è, diciamo, dall'altra parte del sangue di suo figlio c'è, e quindi la cosa si chiude lì. Quindi film bellissimo, che consiglio di vedere al cinema, perché comunque ha delle riprese sensazionali e meravigliose. Credo sia meglio vederlo in lingua originale a questo punto, perché io non l'ho visto in lingua originale, però sapendo, avendo letto che DiCaprio è stato veramente malato, sicuramente dà lustro alla sua recitazione. Quindi datelo a vedere al cinema, lasciate stare pirateria di qua di là, guardatevelo al cinema, supportate il cinema, soprattutto supportate questi film, perché di questi tempi ce n'è veramente bisogno. E vi saluto per questo video, spero che la recensione vi sia piaciuta e abbiate gradito, e grazie come sempre, vi saluto, alla prossima. Ciao!